Affrontiamo un argomento davvero caldo fra i genitori, perché vi ritroverete spesso a che fare con questo sintomo, ovvero la febbre. La febbre è un sintomo che spaventa molto spesso i genitori, specie quando è elevata, ma partiamo col definirla. Per convenzione deve esserci una temperatura di tipo ascellare superiore ai 37,5. Infatti la cosa fondamentale è misurarla nella maniera corretta. Evitiamo i termometri rettali o orali, ma si preferisce sempre l'utilizzo del termometro di tipo ascellare. Ormai sono andati in disuso i vecchi termometri a mercurio e si preferisce utilizzare quello di tipo elettronico, che fornisce una misurazione sicuramente più accurata. Quando ci troviamo davanti a un bambino con un'elevazione della temperatura corporea, manteniamo la calma. La cosa fondamentale che insegno sempre ai genitori dei miei pazienti è osservare lo stato generale del bambino, perché non andremo a curare la temperatura, ma andremo a curare la sofferenza del bambino. Infatti, specie nei bimbi molto piccoli, molto spesso, anche di fronte a una temperatura di 38 o 39 gradi, il bimbo è vispo. In questo caso, niente panico, lasciate alla febbre fare il suo lavoro. Se invece il bimbo presentasse anche una temperatura più bassa, ma lo trovate molto sofferente ed abbattuto, è il caso di somministrare comunque un antipiretico. Nella pediatria i farmaci di scelta sono due: l'ibuprofene e il paracetamolo. Si possono utilizzare entrambi, anche se hanno delle caratteristiche diverse. Infatti il paracetamolo è dotato di una buona azione sulla febbre, ha anche una capacità spiccata di antidolorifico, mentre invece l'ibuprofene agisce ugualmente e un pochino più a lungo sulla febbre, ma ha una ottima azione di tipo antinfiammatoria. Oltre agli effetti leggermente diversi fra ibuprofene e paracetamolo, la differenza sta anche nella durata della loro azione. Infatti, se dati a dosaggi corretti, e per questo rivolgetevi sempre al vostro pediatra, il paracetamolo è dotato di un effetto antipiretico di circa 4-6 ore al massimo, mentre l'ibuprofene ha una durata più lunga, perché arriva circa ad 8 ore. In linea generale è sempre sconsigliato utilizzare due farmaci insieme, perché non possiamo osservarne correttamente gli effetti, ma in alcuni casi sarà il vostro stesso pediatra a dirvi di utilizzare prima l'uno e poi l'altro. Una grande raccomandazione che ho da farvi è: non somministrate due farmaci diversi prima delle 2 ore fra l'una e l'altra somministrazione, perché rischiereste di sovrapporre i due effetti. Quindi sarà il vostro pediatra a guidarvi nella scelta del farmaco più adeguato. Come abbiamo detto, la febbre non è una malattia, ma un sintomo. Infatti, viene prodotta dall'organismo proprio per rendere il nostro corpo meno aggredibile dai virus, batteri o germi in generale che lo hanno invaso. Infatti, a determinate temperature i germi ospiti si trovano in difficoltà. Per questo è importante, quando possibile, mantenere questo stato attivo della febbre per ridurre al minimo la durata dell'infezione. Potrebbe capitare che, anche se avete utilizzato il farmaco giusto, la febbre tende a non scendere rapidamente oppure si ripresenta prima dell'usuale intervallo fra una somministrazione e l'altro del farmaco consigliato dal pediatra. Che cosa possiamo fare per aiutare il bimbo? Sicuramente garantire un buono stato di idratazione. Fatelo bere senza forzare, ma proponendo a piccoli sorsi frequentemente dei liquidi. È importante anche, per aiutare a scendere la temperatura corporea in maniera graduale, spogliare il bimbo. Molto spesso siamo abituati a coprirli anche eccessivamente in corso di febbre, e questo non aiuta la normale termoregolazione. Evitate assolutamente i rimedi della nonna, come le spugnature, ancorché con alcol o aceto, perché se è vero che nell'immediato osserverete un abbassamento della temperatura corporea perché c'è una vasocostrizione, in realtà andrete a far peggio, in quanto la vasodilatazione, quel calore che il corpo emana, serve proprio a far disperdere la temperatura corporea. Inoltre, in questa situazione, l'organismo potrebbe assorbire alcol o aceto, avendo degli effetti tossici sul bambino, quindi tanta attenzione.
Stesso discorso vale per la borsa del ghiaccio sulla testa, è un rimedio molto utilizzato ancora oggi, ma privo di basi scientifiche e rappresenta solo uno stress per un bambino che in quel momento sicuramente non ne ha piacere. Come vi ho spiegato, la febbre è un sintomo amico del nostro organismo, ma ci sono situazioni in cui la gestione in casa non è sufficiente e quindi bisogna ricorrere all'aiuto del pediatra. Considerate che il bimbo può accadere che mentre ha una febbre molto alta lo troviate particolarmente abbattuto. Però vi dico, aspettate, somministrate l'antipiretico ed osservate il bambino come risponde. Se dopo l'effetto dell'antipiretico, quindi 1-2 ore, il bimbo torna ad essere grosso modo quello di sempre, niente paura, aspettate le normali 3 giornate perlomeno, che è il ciclo vitale di un virus, per osservare come risponde il bimbo. Se invece quando somministrate l'antipiretico fa effetto, ma il bimbo è ancora abbattuto, apatico, in questo caso è consigliabile rivolgersi dal pediatra perché potrebbe esserci un'infezione un po' più complicata. Esistono altre situazioni a cui bisogna fare attenzione, ovvero un bimbo molto piccolo con febbre elevata, specie sotto i 3 mesi, oppure se si presentano dei sintomi associati come un'intensa cefalea oppure una rigidità nucale. La osservate perché il bimbo non riesce agevolmente a flettere la testa sul petto, oppure un vomito ripetuto e in generale una situazione che a naso del genitore, che è il maggiore osservatore del bambino, non vi convince. Quindi in questi casi rivolgetevi al vostro pediatra di famiglia. Alcuni di voi penseranno, sì, però il mio bimbo soffre di convulsioni febbrili, quindi per noi, anche quando c'è una temperatura non troppo elevata, c'è un rischio maggiore. Sappiate che la somministrazione o meno dell'antipiretico, ahimè, non influisce sulla presenza di convulsioni febbrili. Però in questo caso vi sarà stata certamente data l'indicazione in pronto soccorso di somministrare l'antipiretico anche con temperature un pochino più basse. Bene genitori, in questo video abbiamo imparato che la febbre è un utile alleato in corso di infezioni e va trattata solamente quando si accompagna sofferenza del bambino. Quindi niente panico, impariamo ad affrontarla con serenità e ricordatevi sempre di osservare le condizioni cliniche del vostro bimbo. Ma se avete un dubbio, non esitate a contattare il vostro pediatra. Se il video ti è piaciuto, non dimenticare di seguire il canale, metti un mi piace e attiva la campanella per non perderti gli ultimi aggiornamenti sui nuovi video. Se sei una neomamma o stai per diventarlo, questo è il libro che ho scritto proprio per te. In realtà non è solo per mamme, ma è dedicato in egual maniera anche ai papà, perché vi accompagnerà in tutte le tappe indispensabili e i 1000 dubbi che avrete per la crescita del vostro bebè. Lo trovate in tutte le librerie fisiche e online. Si chiama Rinascere Mamma, edito da Mondadori.